Togo ce l'abbiamo qui alle nostre spalle, un piccolo paese, direi quasi piccolissimo paese dell'Africa dell'Ovest, siamo sul Golfo di Guinea, e tra il Ghana e il Benin, una di quelle serie di paesi che si affacciano sull'Oceano Atlantico. Un paese piccolo che però racchiude in sé molto, molto dell'Africa, lo chiamano l'Africa in miniatura. Nel senso che più o meno c'è quello che noi, almeno occidentali, pensiamo esserci dell'Africa dall'oceano, quindi una piccolissima parte di spiaggia, 50 km di costa, c'è la regione delle savane, la regione degli altipiani, quindi foresta tropicale secca, poi ci sono le grandi savane a nord, fino ad arrivare al Sahel, la zona a nord, che è praticamente alla porta del Sahel, quindi in zona un po' desertica, c'è di tutto. Un paese quindi molto bello, molto vario, anche come popoli, come etnie. Ci troviamo a parlare una quarantina di lingue. Quando si parla di lingue, non sono dialetti, sono lingue vere e proprie. Lingua principale, diciamo, la lingua ufficiale è il francese, essendo stato una colonia francese. In genere, gli africani, poi parlando del Togo, che è il mio paese di adozione, possiamo parlare di un grandissimo senso dell'accoglienza. Io mi ricordo, sono 20 anni che sono giù, e la prima parola che ho imparato di quella lingua è oeso, oeso, che vuol dire benvenuto. E mi ricordo il primo giorno della missione dove ho lavorato, i primi 5 anni, tutta questa processione di gente che veniva sorridente, serena, tranquilla, a dirmi Weso, benvenuto. Quindi questo benvenuto non è solo una parola, ma è un'accettazione profonda della persona, un'accettazione anche delle differenze culturali che loro conoscono e accettano. E in questo senso questa gente mi ha aiutato molto, molto, molto a capire l'accoglienza, l'accoglienza. Una parola che è diventata molto pericolosa adesso in Italia, nel senso che questa parola diventa sempre più stretta e ne abbiamo quasi paura. Il Togo è un paese pacifico, nel senso che non ci sono guerre, non ci sono sollevamenti popolari. C'è stato un periodo un po' turbolento all'inizio degli anni 90, però la gente ha saputo e sa trovare delle vie pacifiche. Sono dei popoli molto pacifici, direi, proprio ce l'hanno quasi nel DNA. Ecco, poi naturalmente c'è questa sofferenza economica che possiamo trovare in Africa, un po' dappertutto, ma io direi dove non c'è la guerra è possibile tutto, dove c'è la guerra tutto diventa quasi impossibile. E in Togo non c'è la guerra. Togo è una regione tradizionalmente a religione animista o a religioni animiste. La parte sud del Togo condivide con una parte del Ghana e col Benin la religione dei Vodou, che è una religione animista. Quindi la stragrande maggioranza della popolazione è animista. Verso il nord troviamo una percentuale un po' più grande adesso di musulmani, che sta diventando sempre più grande a causa dell'influenza del nord del Sahel, l'influenza saheliana. Cristiani saremo il 10% più o meno, contando cattolici, e più o meno concentrati nelle grandi città, perché fuori le campagne sono ancora al 95%, io direi, voodoo, cioè che non è una religione, in termini occidentali, come noi occidentali intendiamo la religione, ma è una cultura, una cosmovisione, una maniera, un modo di vedere la vita, il mondo. La parola voodoo diventa una parola quasi magica ai nostri orecchi, nel senso che
È una parola conosciuta da un certo punto di vista, ma assolutamente sconosciuta da un certo punto di vista. Cioè, per noi il Vodou è quello che abbiamo visto nei film, alla televisione o attraverso un certo tipo di cultura europea che ha filtrato il Vodou come una religione di tipo quasi diabolico, magia nera, quelle cose lì. Il Vodou non ha niente a che vedere con questa cosa. Il Vodou è una cosmovisione, una visione del mondo fondata sul vitalismo, dove la vita vibra un po' dappertutto e questa vita è governata più che da Dio, creatore, è governata da queste forze sovrannaturali che si chiamano Vodou, e ogni Vodou è in qualche modo abilitato a governare una parte del mondo. Chi pratica il Vodou, almeno per quanto riguarda noi missionari, loro ci conoscono. Sanno che non siamo lì per turismo, sanno benissimo il lavoro, diciamo, a livello spirituale che i missionari fanno, anche quando lavoriamo nei nostri centri, come nei nostri ospedali, nelle scuole, nei centri di formazione, e loro ci includono. Ecco, diciamo che il Vodou è una religione che include tutti quelli che vibrano, diciamo, sulle frequenze dello spirituale. Quindi loro sanno che io sono lì come sacerdote e questa inclusione mi fa, o ci fa, parlo anche a nome dei miei confratelli, dei miei colleghi, ci dà la maniera di entrare in questi dinamismi della loro religione, vederli, conoscerli, studiarli. E quindi da parte nostra diventa una maniera molto bella di condividere con loro. Ecco, noi occidentali ci educano all'esclusione. Tutti quelli che non la pensano come me, non la vedono come me, sono esclusi, loro includono. Quindi io mi sento un po' incluso in questo tipo di visioni. E devo dire che questo ci, noi missionari, ci, in qualche modo, come dire, ci dà un ritorno molto grande, ci dà un ritorno in termini di spiritualità. Ci ritroviamo occidentali, molto cerebrali, incapaci di cogliere quelle che sono le vibrazioni della vita, dello spirito nel mondo. E loro in questa maniera ci educano. Mi sento educato molto da loro, nei loro confronti. Nella vita non c'è mai chi dà e chi riceve solamente. La vita è tutto un dare e tutto un ricevere. Più uno dà, più riceve. Meno dà, meno riceve. E quindi quando noi diciamo aiutare l'Africa, io direi prima di tutto lasciamoci, mettiamoci nella disposizione di lasciarci aiutare noi, proprio nel senso che in cui mi riferivo prima, cioè lasciarci aiutare a entrare nelle vibrazioni della spiritualità. E quindi loro ci potrebbero dare molto. Io adesso molto schematicamente noi possiamo dividere il mondo, non so, l'Occidente che è molto tecnologizzato e l'Africa che io la vedo come l'anima, l'Africa ha la forma di un grande cuore, quindi anima. E sarebbe molto bello se storicamente tra Africa e Occidente, tra tecnologia e spiritualità, ci fosse questa, come dire, questa osmosi che ci fa capire il meglio di noi. Quindi da una parte la tecnologia che non è niente di, non ha in sé niente di male, se è utilizzata bene, e d'altra parte la spiritualità di cui noi siamo comunque deficitari. Quindi aiutare l'Africa vuol dire aiutare noi, lasciarci aiutare, per poi aiutare anche noi, chiaramente noi possiamo dare il nostro contributo.